Bentornati ad SOS Arezzo TV. Quest'oggi, vedete, ho portato il mio sacco della spazzatura, perché sapete che in città sono arrivati i nuovi raccoglitori di rifiuti multimateriali indifferenziato, ma abbiamo visto delle foto e anche sui social persone che si sono un po' lamentate della difficoltà di inserire il sacchetto all'interno di questi contenitori. Ma prima di provarlo insieme a voi, inserire questo sacchetto dentro, vediamo anche come c'erano riusciti l'assessore Sacchetti, assessore all'ambiente del Comune di Arezzo, e il vice sindaco Gamurrini, che hanno fatto una specie di tutorial su Facebook tentando di inserire anche loro un sacco. Vediamo com'è andata. Allora, ingegner Sacchetti, sei stato scelto per il tuo nome, Sacchetti. Ma sti Sacchetti, ma ci vuoi dire come si mette? Un nome e una missione. Un nome e una missione. Assessore all'ambiente. Sono l'ambiente. Perché vabbè, non c'entrano questi? Siamo qui proprio a provare a spiegare come mai questi sacchi non entrano dentro i cassonetti delle differenziate, perché sono sorti dei problemi lamentati da cittadini perché non entra dentro, e quindi siamo qui. Io ho un sacco della spazzatura. Ah, non ti ci infili tu? Non mi ci infilo io, malgrado il mio cognome mi induca a andarci dentro, però. E quindi si prova, si fa vedere come funziona il conferimento dell'indifferenziata. Ci vuole un sacco piccolo, 40 litri, 35 litri, che si possano trovare nei supermercati da qualsiasi parte. Vediamo come funziona. Abbiamo sportello. Perché lo sportello è piccolo rispetto agli altri? È semplice, perché vogliamo che si riduca la quantità di rifiuto indifferenziato, perché bisogna, ce lo diano tutti, aumentare la raccolta differenziata. E quindi vediamo come funziona. Si apre, si inserisce il sacco dentro con un po' di difficoltà perché non è grandissimo, si cerca di inserirlo dentro, poi va portato fino in fondo lo sportello e poi tracchete. Ecco, è caduto, siamo sicuri? Caduto. Guardiamo. E voilà. È andata bene. È semplice, è andata bene. Sì, in effetti qualche problema c'è, non si può nascondere, però stiamo cercando di apportare delle modifiche per farlo funzionare meglio. Però il sistema funziona, i cassonetti sono belli, sono solidi, sono lamiera d'acciaio, sono anche belli, rispecchiamoli e facciamoli funzionare. Quindi i sacchetti entrano dentro senza grossi problemi. Senza grossi problemi. Bisogna un attimo un po' ingegnarsi, però ci si fa. Va bene, allora dopo questo servizietto salutiamo tutti. Da Gianfrancesco e da Marco Sacchetti. Ciao a tutti. Insomma, qualche difficoltà l'hanno incontrata, adesso voglio provarci anch'io insieme a voi, dopo averci provato anche privatamente. Allora si apre questo, ecco, vedete lo sportellino, rimane tutto aperto, si butta giù la busta, ecco, e poi credo si chiuda. Che si deve fare? Ah, bisogna spingere forte, forse. Si rischia, è una tagliola. Ecco, credo che ci siamo adesso, no? O no? No, è durissimo. Oddio. Bene, è andato. Però come si chiude? Chiedo aiuto al Mirko. Come si chiude? Ah, c'è la barra per terra. Ok, e va. Dai, è abbastanza semplice. Insomma, mi ricorda quei giochini, vi ricordate quando si prendevano le palline da bambini, no? Che si diceva che non si doveva mettere la mano dentro perché c'era la tagliola, no? Per tentare di prenderle senza soldi. Qui bisogna stare attenti che scatta la tagliola. A parte scherzi, comunque premendo la leva col piede, il sacco va giù. Però insomma, capisco che per qualche signora, per quelli imbranati un po' come me, non è semplice il discorso. E quindi abbiamo visto delle foto sui social di rifiuti lasciati per terra. Effettivamente, insomma, non è così automatica, ci vuole un po' di abilità nel buttare giù il sacco dell'indifferenziata. Ci vuole un po' di abitudine, perché poi, capito il meccanismo, credo che la cosa sia più semplice di quella che è sembrata a noi. redazione@arezzotv.net per scriverci. Abbiamo un po' scherzato questa sera, ma non troppo. Ci vediamo domani.